Two flames steam. Ne siamo i Two Flames Team, oggi siamo qua con un nuovo video. In questo video faremo la mia rosa al fantacalcio di questa nuova stagione 2019-2020. Allora, per chi non sapesse il fantacalcio è un gioco virtuale appunto di calcio, dove tu praticamente con i tuoi amici crei un gruppo dove hai a disposizione 500, 600 o 1000 crediti. Con questi crediti, la maglia di Two Flames Team. E con questi ho 500, 600, 1000 crediti, dipende da cosa decide il capo del gruppo. Devi prendere 25 giocatori, 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e attaccanti. Su questi devi scommettere come giocheranno nella stagione reale e vedere cosa fanno. Vai! E se giocano bene appunto guadagni punti e vinci fantacalcio. Allora, iniziamo. Allora, andiamo subito a vedere la mia rosa. Questa non è la mia rosa, quella del mio compagno, che Albano si chiama la mia rosa. Allora, in porta ha preso Consigli, portiere titolare del Sassuolo, comunque Sassuolo è una buona squadra, fa la sua stagione onesta, si è molto potenziato Sassuolo quest'anno, Consigli portiere titolare, quindi decide di prenderlo a 12. Ne avanti per Donnarumma del Milan che non c'è competizione europea, quindi potrà impegnarsi più sul campionato, sulla Coppa Italia. Donnarumma portiere titolare, quindi l'ha preso a 22 crediti. Poi ho preso Szczęsny, portiere della Juve, l'ho preso a 30 crediti, portiere titolare ovviamente, la Juve quest'anno forse farà il tripletto, dipende come gioca, squadra molto forte, quindi ho preso Szczęsny a 30, raga, 30 l'ho pagato, ho speso un casino per i portieri, ok, va bene. Poi ho preso Bonucci, difensore della Juve, titolare appunto perché, vabbè, Chiellini si è infortunato, quindi ho preso Bonucci diritto in difesa, e quindi insomma giocherà bene Bonucci, l'ho preso a 15 crediti. Poi ho preso Calabria, attenzione sul Milan, stessa questione di Donnarumma, il Milan non c'ha competizioni europee e quindi il Milan giocherà meglio quest'anno rispetto all'anno scorso in campionato e quindi Calabria farà molto bene, anche giovane, quindi. E l'ho preso a 11. Poi ho preso Criscito, difensore del Genoa, che comunque non l'ho preso neanche tanto per la bravura in difesa, ma perché segna molto. Poi ho preso Danilo, attenzione adesso alla Juve, qua scoppierà il clamore. Perché appunto terzino destro della Juve titolare sarà De Sciglio quest'anno, che comunque ha giocato anche molto bene le prime due partite. Però Danilo ha giocato molto bene con la Juve, quindi ho deciso di comprarlo, anche se io tifo, lo possiamo dire, vero? No, okay. Non lo dico. Perché non voglio di più parlo. Va bene. De Vrij, difensore titolare dell'Inter, l'Inter si è molto potenziato più del Napoli, lo terrà per lo scudetto, quindi ho preso De Vrij a 13, a Danilo a 17, non l'avevo detto. Poi ho preso Di Lorenzo, terzino destro del Napoli. Napoli comunque gioca bene tutte le stagioni, si è potenziato, quindi Lorenzo a 10. Poi ho preso Manolas, stessa questione di Lorenzo, a 24. Pezzelli, pensavo che era quello della Fiorentina, invece è quello del Parma. Ho buttato 3 crediti. Dimmi adesso che faccio metterti sopra la tua faccia in editing, visto che li edito io. Clip. Che fa? No, la tua faccia un personaggio, Ariana Grande, Favij J. Favij J. Ok, sorridi in camera. Perfetto. Ok. Pensavo che era pezzata della Fiorentina invece quella del Parma, ho avuto 3 crediti, grande. Comunque poi ho preso Skriniar, difensore dell'Inter, insieme a De Vrij, 18 crediti. Poi Barella a 15 come centrocampo, dell'Inter, ex Cagliari, giovane, giocherà molto bene. Krunic, che non giocherà titolare col Milan, ma l'ho preso a 1, quindi buon affare. Pensavo di spendere di più. Poi ho preso Matuidi, della Juve, a 16 crediti, che comunque Matuidi non giocherà titolare perché c'è Piani, c'è Rabiot e Ramsey. Però se poi te le farà, giocherà bene, comunque è un buon centrocampista, dai. Nandez, che l'ho detto anche nello scorso video, Cagliari farà una buona stagione, quindi Nandez sarà una mano in più, poi ex Boca, giovane, e quindi giocherà bene. Poi ho preso Pjanic della Juve, Suso del Milan a 23, Pjanic a 16 e Tonali, giovane promessa del Brescia, a 11 crediti. Comunque giocherà bene il Brescia, non ha iniziato nel migliore dei modi, ha vinto a Cagliari 1-0, ha perso 1-0 solo col Milan, ha subito pochi gol. Tonali non sta giocando benissimo, comunque non sta giocando molto bene, però dai, ho fiducia in lui. Poi in attacco ho preso Belotti il gallo, l'attaccante che ho pagato di più, 101 crediti. Belotti comunque il Torino ha fatto un buon inizio di campionato, 2 vittorie su 2. È uscito dall'Europa League contro il Wolverhampton, però comunque l'ha lottato fino all'ultimo. E quindi questo è l'anno Belotti, è l'anno del gallo. Poi ho preso Dybala 1, raga, Dybala 1, perché sono dimenticato di comprarlo, quindi l'ho presa 1. Poi ho preso Ilicic, ciao 1 ancora, proprio il clamore. Caramo, non sapevo chi prendere sinceramente, quindi ho preso Caramo del Parma 1. E quindi ragazzi speriamo che il video vi sia piaciuto. Ah, ok, vai. Muoviti che devo spegnerlo. Poi mancano 2 all'appello. Manca Lozano del Napoli, che ha giocato molto bene con la Juve. E Pinamonti, che salutiamo in questo video. Ciao Pinamonti.
Auguro. E quindi ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto, raggiungiamo tanti like e noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e... Allora! Ciao belli! Va bene a Teddy!